mi trovo in Valle d'Aosta a Courmayeur, perché domani faremo una diretta Facebook con una federazione Flatchers che intende dare il proprio contributo in termini di professionalità in ambito di ambiente e di sviluppo del territorio, e mi trovo a Courmayeur, sto facendo un giro per Courmayeur, ho preso un bel caffè al Caffè della Posta, il bar storico di Courmayeur, e scopro che è proprio il titolare è di Lecce, la Puglia nel cuore. Taranto all'Ilva. Taranto dovrebbe vivere di turismo, non di un'acciaieria che ormai è decotta e porta solo miseria e malattie purtroppo. Qui si vive di turismo. Parliamo di questa esperienza, fare economia attraverso il turismo. Ho trovato per caso, diciamo, nel viaggio che ho fatto qui a Courmayeur, e poi sono rimasto, sono 35 anni che vivo qua a Courmayeur, per cui gestisco questo posto. Si vive di turismo. Si vive di turismo, solo di turismo. Solo di turismo, è importante questo. Che non abbiamo acciaierie, non abbiamo. Ecco, quando a Taranto. Parliamo di aria buona. Di aria buona. Quando a Taranto si dice se l'Ilva chiude, come si fa? Io dico, come si fa in altre parti d'Italia, come a Courmayeur, chiudiamola. Come si vive a Courmayeur? Di turismo, non c'è l'acciaieria. No, non abbiamo acciaierie, per cui noi, grazie su questo aspetto, noi viviamo di turismo, aria buona e viva la montagna. È bello che ci dica queste cose una persona trapiantata al Valle d'Aosta, ma evidentemente mi dispiace dirlo, però, con il cuore del Salento, con il cuore del sud. Che dire, una Taranto senza Ilva, una Taranto che possa vivere di turismo, come si fa qui? Veda, sa quanti cittadini, molti, sono scettici e si pongono il solito problema, ma se chiude l'Ilva dove andiamo a mangiare? A casa tua? Io prendo la risposta, turismo. Viviamo sul turismo, anche la Puglia potrebbe farcela. E Taranto in particolare. Anche Taranto. Grazie.